Buongiorno a tutti e ben ritrovati, nuovo appuntamento con Good Morning Milano, sempre qui in diretta dai nostri studi di Milano News, una nuova giornata in vostra compagnia e cercheremo appunto di raccontarvi come va avanti la nostra città e come mai è sempre grande la nostra Milano e come si può fare grande la nostra Milano. Iniziamo andando sul tetto proprio della nostra struttura, dove potete vedere Arianna, il vaso che respira, che sta controllando la qualità dell'aria in questo momento sulla nostra città. Arianna, la nostra Arianna e altre 100 Arianne in giro per la città installate da Wise Air in questo momento ci danno un dato di 96 nanogrammi per metro cubo del PM2,5, un dato molto alto che fa capire che l'inquinamento a Milano dal 15 ottobre, dal giorno in cui sono accesi i riscaldamenti, è salito sempre di più e continua a salire in queste giornate. Tenete presente che 96 è un dato medio, ricordiamo che l'inquinamento è un fenomeno, l'inquinamento atmosferico è un fenomeno sì globale ma anche molto locale. Fate esempio la nostra Arianna in questo momento che sta respirando dal nostro tetto, che è interna a una struttura, quindi interno diciamo un quadrilatero, ma internamente, quindi non da sulla strada, registra un dato di 46 nanogrammi per metro cubo, ma la media cittadina è 96. Significa che ci sono delle Arianne installate su balconi e terrazzi che danno invece sulle strade, che hanno livelli molto più alti, anche superiori ai 100. Ricordiamo che il livello che l'OMS diciamo reputa limite d'allerta è i 25 nanogrammi per metro cubo. Insomma, quindi in questo momento un'aria rosso fuoco, pessima, come viene definita dalla categoria, proprio dall'OMS, di 96 nanogrammi per metro cubo. Come al solito dico, appunto, ragioniamo e cercheremo di capire quali sono le soluzioni e quali devono essere soluzioni strutturali, quindi non solo piccoli accorgimenti, ma forse c'è da rivedere proprio la nostra costruzione delle città. Chi invece in questa città ha voglia di costruire, ma di costruire diciamo a impatto zero ma a integrazione 100, sono gli amici di Milano Intria, che vedo in collegamento, eccoli qua sorridenti entrambi, Albioxa e Elisa Caradia. Albi è quello di destra, Elisa è quella di sinistra, se qualcuno si chiedesse chi sono dei due, di Milano Intria. Buongiorno entrambi ragazzi, come state? Buongiorno Fabio, buongiorno Milano. Ciao Fabio. Allora, ormai sono tante settimane che ci colleghiamo con voi, abbiamo capito che è molto importante il vostro lavoro per quello che è tutto quel mondo di persone che anche in questo momento di emergenza sanitaria stanno comunque arrivando a Milano e stanno venendo a Milano per crearsi la propria vita, persone che possono arrivare da lontanissime, da altri continenti o anche a volte semplicemente da quattro città o quattro comuni distanti, ma tutte vengono accomunate dalla necessità di integrarsi in una città che apre le porte, apre il cuore a tutti, ma che a volte non è così facile invece riuscire ad integrarsi, giusto? Esatto. Esattamente, Milano Integra nasce proprio con l'obiettivo di supportare i nuovi cittadini, ovvero coloro che provengono da altre regioni oppure da altri stati e scelgono la città, in questo caso la nostra Milano, per iniziare un nuovo capitolo della loro vita, quindi per studio, per lavoro oppure semplicemente per motivi personali che possono essere seguire il proprio partner, eccetera, eccetera. Noi in questo periodo ci siamo già attivati e abbiamo già ricevuto i primi contatti da persone che come dire, si trovano adesso in questo momento delicato in città e che ci hanno espresso il desiderio loro, dicono noi non ce ne vogliamo andare nonostante Milano stia attraversando un momento delicato e ci chiedono comunque, guardano al futuro e ci stanno chiedendo insomma esigenze come ad esempio rifare il curriculum perché appena tutto si riaprirà vogliono ripartire da delle nuove aziende. Insomma, abbiamo già i primi contatti con queste persone, siamo soddisfatti perché notiamo che c'era la necessità di una realtà simile, quindi di anche uno spazio di ascolto, no? Per tutte queste persone. E oltre alle persone che ci hanno contattato, siamo contenti perché tutto il lavoro che abbiamo fatto da settembre ad oggi con le istituzioni e anche con molti partner è andato a buon fine e sta avendo abbastanza successo.
colgo l'occasione per dare un'anteprima qui da te Fabio. Abbiamo appena stretto una partnership con Valori, che è una realtà che nasce nel nord-est dell'Italia, da Simona Dell'Utri. E questa Valori si tratta di una realtà che tendenzialmente agisce dal digitale alla realtà. Quindi si dedica ai giovani e dedica loro attività di orientamento e formazione, praticamente un incubatore di giovani di futuro, no? E noi abbiamo stretto questa partnership perché abbiamo riconosciuto in Valori appunto i loro valori, che sono gli stessi che muovono Milano Integra, il progetto modello di integrazione metropolitano, e quindi molto presto poi vi faremo sapere più dettagli. Valori è un'app, giusto, del tutto, infatti vedo che abbiamo anche il sito internet, abbiamo messo in sovraimpressione così che si possa andare a capire meglio, una partnership appunto che nasce proprio in queste ore con voi. Sì, sì, guarda, in questi giorni è un po' che avevamo cominciato a pensarci, perché Milano Integra nasceva per incontrare le persone nel mondo fisico. Poi, come dire, comunque stavamo pensando anche a un parallelo digitale, però partivamo dal fisico, dalle vie della nostra città. La situazione attuale ci ha portato a dare priorità al momento al digitale, no? E agli spazi di confronto digitali. E Valori, avendo un'app ormai rodata da 2 anni, con migliaia di utenti, un sacco di giovani che tutti i giorni scrivono, postano, si scambiano idee, opinioni, corsi, iniziative, è veramente una fucina, ed è proprio un social network. Che di differenza dai social network più in voga adesso è che tutti i contenuti, i gruppi che ci sono puliti, nel senso che sono orientati alla positività, alla crescita del ragazzo, e Valori ci fa il grandissimo regalo di darci uno spazio, un canale nostro sulla sua piattaforma e lo spazio della live chat. Quindi tutto quello, come dire, che sarebbe stato e che sarà incontri anche fisici, sportello di ascolto fisico con gli spazi che avevamo cominciato ad affittare e a predisporre, al momento potrà avvenire anche facilmente via chat, e lì poi baseremo la nostra community, perché l'obiettivo di Milano, cioè, come dire, uno dei modi con cui Milano Integra persegue i suoi obiettivi è quello di accomunare, di portare i ragazzi a bordo in modo anche a livello digitale, per rimanere aggiornati sugli eventi, sui corsi che proponiamo, sui workshop, e Valori è uno spazio perfetto. Che il digitale fosse un luogo in cui dovevate andare a cercare domande e risposte, però l'avete capito anche usando un altro strumento, vero? Ho saputo questa cosa da avete raccontato, molto interessante. Sì, ci siamo fatte anche grasse risate, Fabio, perché la creatività della mente umana non ha limiti, è bellissimo rispondere, leggere le risposte delle persone. Albi, dimmi pure tu che iniziativa è questa. Sì, in realtà è sempre un'anteprima, Fabio, quindi ti ringraziamo per farci le domande prima che noi attiviamo i nostri canali di comunicazione. Allora, abbiamo avuto quest'idea, dato appunto... Malsano, secondo me. Dato il momento, considerato il momento delicato che Milano sta attraversando, ma il nostro fine è proprio quello di in realtà far emergere lati positivi, di andare su Yahoo Answer e di leggere... Quindi le domande, ma soprattutto le risposte, che sono circoscritte a Milano. Quindi com'è vivere a Milano, se Milano è la città migliore d'Italia. E da domani partiremo con questa iniziativa in cui pubblicheremo, quindi abbiamo fatto un'estrapolazione, le migliori, quindi sia quelle concrete, opinioni concrete, quindi che affermano poi quella che è la quotidianità di Milano, quindi pareri positivi, anche qualche parere negativo che noi comunque ci sentiamo di riportare, perché fa emergere e fa realizzare quali sono le criticità su cui intervenire. Ovviamente tutto questo ha una cornice anche di divertimento, perché ripeto, non è da prendere tutto sul serio, quindi da domani vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social, perché sarà molto divertente. Chiarissimo, ok, scusate, stavamo un attimo chiacchierando con la regia per cercare di capire, perché abbiamo un altro collegamento che sta arrivando, quindi ragazzi, io vi ringrazio tantissimo, ci sentiamo settimana prossima. Io sono curiosissimo di leggere queste answer su Yahoo, ci sono delle chicche, Fabio, non vedo l'ora, e ve le ruberò allora per fare dei grandi servizi sulle grandi risposte, le domande, le grandi domande su Milano, va bene?
Sì. Grazie mille davvero, ci vediamo settimana prossima allora. Alla prossima settimana. Fabio. Ok, ciao, a presto, grazie. Ciao, grazie a tutti. Andiamo avanti quindi con la nostra puntata, è arrivato il momento di riflettere, di fermarci, di ragionare, e quest'oggi proprio di Milano parlerà la nostra protagonista, perché stiamo parlando di Acelia Jonak, delle foche parlanti e delle incursioni poetiche delle foche parlanti. Ciao Milano, sono solo 2 giorni che sono tornata. Sei così triste in questi giorni che il mio volto è cambiato. Le rughe si sono affossate. La tristezza delle persone sole in mezzo a questa natura quasi morta. È il silenzio di una giornata. Come fa a esistere il silenzio in una città? E non sento nessuno ridere. Forse tutti sono nascosti a casa a piangere e a tendere una mano verso chi li può ancora toccare. Insomma, una riflessione davvero interessante e impegnativa, perché Milano è anche questo. Milano non è sempre gioia, a volte anche dolori, e in questo momento Milano è una città che a molti sembra quasi far paura, non riconoscerlo, ma insomma grazie mille Acelia per il tuo contributo, è stato veramente veramente intenso, e tutti quanti continueremo oggi a ragionare su quello che ci hai detto. C'è chi invece cerca di non fermarsi e cerca anzi di portare comunque avanti le proprie attività nonostante il periodo. Uno di questi ad esempio è il Municipio 7, che come tutti gli anni collabora in questo periodo con l'edizione di Book City, e si è inventata comunque delle belle iniziative per cercare di tenere viva la cultura del Municipio 7. Lo facciamo e ne parliamo in collegamento con noi Antonio Salinari, assessore proprio del Municipio 7. Buongiorno assessore, come va? Buongiorno Fabio, ciao a tutti gli amici di Milano News. Grazie mille di esserti collegato con noi, assessore. Io dico, ho messo solo assessore perché voi assessori municipali siete gli assessori alle miliardi di deleghe. Tu Antonio hai quali deleghe, ricordiamolo? Ma io guarda, sono assessore allo sport, verde, cultura, politiche sociali e arredo urbano, quindi diciamo che ho un bel pacchetto che tocca diversi temi. Eh sì, tra questi appunto la cultura, che è quello che ci ha fatto venire voglia proprio di contattarvi, perché Book City, lo sappiamo ormai, poi ci racconterai tu bene, so che sembrate edizioni ormai, non so, ho perso il conto anch'io di quante edizioni ormai di Book City ci sono state, è una realtà però che da sempre ha cercato nei territori un alleato. Assolutamente sì, anzi quest'anno Book City giunge alla 9ª edizione, quindi sono 9 anni che il Comune di Milano e tutti i municipi hanno un po' fatto rete per tutte le varie iniziative che ci sono all'interno del nostro territorio, e in particolare da noi diciamo che ci sono diverse associazioni che fanno parte di questa rete, ma in questo momento così delicato vorrei sottolineare che l'associazione che si trova all'interno del Più Albergo Trivulzio, che si chiama proprio Amici del Più Albergo Trivulzio, offrirà 3 letture in 3 giornate particolari in riferimento a questo grandissimo evento. Una è giovedì 12 novembre, una è venerdì e una è sabato, in cui chiunque si può collegare in streaming e partecipare a queste letture. La prima lettura sarà dedicata
all'emozione, ai sentimenti delle lettere dei parenti ai vari anziani ricoverati all'interno della struttura. La seconda lettura invece sarà sotto la forma delle aree a rischio in questo periodo del Covid, e la terza lettura invece sarà dedicata al contagio e il cuore di Milano, particolarmente dedicata anche qui agli anziani della città di Milano. Beh, anche bello, molto bello sentire parlare anche del Più Bello Trivulzio finalmente in una maniera positiva, che insomma in questi mesi è sempre stato all'interno, è sempre un po' sotto l'occhio del ciclone, finalmente qualcosa di bello, soprattutto che arriva anche da chi vuole bene a quel posto e chi quel posto lo vive. Esattamente sì, infatti ricordiamoci che l'anima, il Più Bello Trivulzio è un po' l'RSA principale di tutta la Lombardia, che si trova esattamente nel municipio 7, quindi il municipio 7 non è solo Baggio, Olmi, ma prende anche se, centrali, no? Come giusto. Gambara, dove appunto si trova il PAT. Tanta gente ama quella struttura, e quindi ci sembrava corretto quest'anno coinvolgerli in questa iniziativa. Anche se insomma l'importanza di Baggio nel municipio 7 è storica, però insomma se ci pensiamo che appunto l'albergo, il Più Albergo Trivulzio veniva chiamato Baggina proprio perché è sulla strada per Baggio, capiamo che Baggio era fondamentale. E sulla strada per Baggio c'è un altro luogo con cui so che state collaborando per fare un bellissimo intervento durante Book City, che è la famosissima, amatissima da tutti i milanesi, Cascina all'Interno. Esatto, anche la Cascina all'Interno è un altro punto fondamentale e strategico del nostro territorio, che si trova proprio a ridosso del bellissimo e a parer mio il più bel parco che ci sia, che è il Parco delle Cave. Non sei di parte, no? Non sei di parte, Antonio, no? giusto leggermente. Però no, invito tantissimi a visitare il parco, perché quando parlo con altri cittadini di altre zone non lo conoscono. Quando si sente parlare del Parco delle Cave, a volte dicono: ah, boh, non lo so, io conosco solo il Parco Sempione. In realtà abbiamo questo bellissimo parco che per me è Central Park di New York, perché ha queste cave che non sembra neanche di essere a Milano, quindi invito tutti a visitarlo perché è davvero molto molto bello. Non in questo periodo del lockdown, ma subito dopo sicuramente, appena si potrà. Sicuramente sì. E con la Cascina all'Interno, che ricordo dove ha soggiornato anche il Petrarca, quindi una struttura davvero riconosciuta e importante, quest'anno e tutti gli anni collaboriamo quasi sempre con Book City, ma quest'anno loro potranno far visionare, grazie a 40 poeti, tutte le loro opere. Anche loro ci sarà un collegamento streaming direttamente dalla chiesetta della Cascina all'Interno, dove questi poeti raccontano le loro poesie e fanno ascoltare le loro opere. Quindi un momento di riflessione e diciamo un momento anche per svagarsi un pochino in questo particolare momento critico. È un momento critico che ha toccato molto Baggio, perché la famosissima saga di Baggio quest'anno non si è potuta fare, no? Però anche lì avete cercato di trovare un sistema. Esattamente Fabio, esattamente come dici, la saga di Baggio, che pensate quest'anno era la 392esima edizione, quindi i nostri antenati, noi portiamo avanti le loro idee, e quest'anno la 392esima edizione noi l'abbiamo in questo momento particolare l'abbiamo dovuta annullare purtroppo, ma abbiamo tenuto sicuramente due iniziative importanti. La prima è stata l'inaugurazione della ceramica. Ogni anno viene inaugurata una ceramica e poi viene proprio appesa all'interno in diverse strutture appartenenti al borgo antico di Baggio, con il quotidiano Il 18, quindi un'altra realtà importante nel nostro territorio. Abbiamo inaugurato questa bellissima ceramica in via delle Forze Armate, proprio vicino al borgo antico di Baggio. Abbiamo tenuto questa iniziativa perché è davvero molto, molto importante, e oltre a questa abbiamo premiato all'interno del municipio 7, quindi nella sala consigliare, le associazioni e le aziende ospedaliere in questo momento che si sono operate, si sono prestate a salvare delle vite durante il periodo di Covid, rischiando anche la loro stessa vita, con l'organ door.
Spieghiamo bene cos'è l'Organ Door e perché l'Organ. Vabbè, che chi conosce Baggio lo sa, però spieghiamo bene. Organ Door, perché c'è un vecchio detto che dice va Baggio a suonare l'organ, perché nella chiesa vecchia di Baggio c'è ancora tutti gli effetti questo organo molto molto antico, che consiglio anche qui tutti quanti da visitare, molto bello, nella chiesetta all'interno di Baggio, e quindi è rimasto questo va Baggio a suonare l'organ, no? È un po' tipo vai a quel paese, ma in realtà nel dato senso positivo al nostro territorio, e da lì nasce l'idea dell'organ d'oro. Questo appunto riconoscimento importante che equivale un po' all'Ambrogino d'oro di Milano, noi abbiamo l'organ d'oro de Baggio, e l'abbiamo quindi destinato all'ospedale San Carlo, all'ospedale San Luca, alla Croce di Verde di Baggio, che anche loro hanno svolto un importante lavoro e svolgono tuttora un importante lavoro in questo periodo di lockdown, e ad altre associazioni nel nostro territorio. Due associazioni che hanno fatto una donazione importante alla Croce Verde di Baggio per comprare i vari dispositivi, quindi le mascherine, i presidi sanitari, e alle donne di Baggio, tutte le donne che hanno contribuito durante il periodo di lockdown a cucinare delle torte, a cucinare qualcosa di particolare da destinare alle famiglie più fragili del nostro territorio. Quindi queste sono le realtà che abbiamo premiato in questo periodo di difficoltà. So che state facendo anche tante altre attività, però quasi tutte appunto online, in distanziamento, per cercare però comunque di tenere vivi quei luoghi invece fisici che venivano vissuti sul territorio del Municipio 7, tra cui ad esempio i CAM. Cosa state facendo e dove possiamo trovare il calendario di tutte queste iniziative? Giusto Fabio, i CAM sono un altro fiore all'occhiello del nostro territorio. Ricordiamo che prima del lockdown c'erano tre strutture importanti, una a Quartiere degli Olmi, una a Baggio in via delle Forze Armate, e una proprio lì dove sei tu, a Quarto Cagnino in via Lamennè, dove venivano realizzate all'interno di queste strutture dei corsi totalmente gratuiti per i cittadini, quindi chiunque poteva accedere a questi corsi e frequentare le varie attività. Quindi penso a chi voleva fare il corso di ginnastica, chi voleva fare il corso di yoga, il corso di inglese, il corso di teatro. Avevamo davvero vasti corsi da scegliere in questo periodo. Chiaramente con il lockdown abbiamo dovuto chiudere queste realtà, ma non abbiamo deciso di fermarli, anzi abbiamo deciso di strutturare le stesse attività ma via web, quindi banalmente collegandosi al sito municipio7cam.it, okay. Chiunque si può collegare, si iscrive e può accedere a questi corsi direttamente da casa. Quindi avremo dall'altra parte un insegnante e chiunque tramite il PC può seguire le stesse attività banalmente stando a casa. Quindi anche in questo momento di lockdown abbiamo deciso di andare avanti con questa bellissima iniziativa per non fermare tutte le attività che abbiamo svolto in questi anni, anzi darne credito e portarle avanti in modo positivo. Cos'altro possiamo dire a chi ci sta seguendo? Nel senso, che tipo di attività state anche pensando per le prossime settimane e appunto dove troviamo tutte le attività però che il Municipio 7 può proporre? Ma allora, non dimentichiamoci chiaramente quello che stiamo vivendo, quindi abbiamo destinato sì delle attività per tutte le attività culturali, per tenerci comunque sia sempre in moto, ma dall'altra parte ricordiamoci anche che stiamo vivendo un momento molto molto difficile, quindi abbiamo pensato di attivare dei canali, dei servizi dedicati a chi è in difficoltà, a tutte le persone fragili del nostro territorio. Abbiamo destinato 40.000 euro, quindi un importo davvero davvero molto importante sul bilancio del municipio. Infatti, Antonio, ti interrompo solo un secondo, perché magari 40.000 euro a chi sente certi numeri alla televisione sembrano niente, ma vi assicuro che, non lo dico perché abbiamo qui collegato il Municipio 7, lo direi per qualsiasi municipio di Milano, 40.000 euro su un bilancio municipale
sono davvero una grandissima cifra, una finanziaria quasi, verrebbe da dire. Esatto, nel senso che davvero, ahimè, perché vorrei che ne avreste molti di più, forse per me, i municipi hanno veramente pochi soldi a bilancio da poter utilizzare, oltretutto con, non sempre così liberi anche di poterli utilizzare, e 40.000 euro davvero, so che può sembrare una cifra ridicola nel bilancio multimiliardario del Comune di Milano, o pensando a alle cifre che sentiamo far dire dal Presidente Conte e dai vari ministri, ma 40.000 euro per un municipio davvero sono una grandissima cifra. Scusami Antonio, volevo fare questa precisazione. No Fabio, hai perfettamente ragione, 40.000 euro sono davvero tanti. Il bilancio del nostro municipio è chiaramente un bilancio che fa riferimento al Comune di Milano, cioè il Comune di Milano ci passa, passami il termine, all'incirca circa 150-180 mila euro all'anno a far fronte a tutte le necessità del territorio, quindi immagina che sono davvero, davvero pochi, e 40 mila euro è un importo molto molto consistente. E tra l'altro ricordo che queste 40 mila euro erano distribuite come? Attraverso delle card, abbiamo fatto delle card da 50 euro l'una da destinare appunto alle famiglie in difficoltà attraverso un canale con i servizi sociali territoriali, che ci faranno avere un elenco dettagliato delle persone che loro hanno in gestione per via degli anni e per via dell'ultima pandemia, quindi che hanno perso il lavoro, che si sono rivolti ai servizi sociali. Noi daremo queste 50 euro, questa card, per banalmente fare la spesa. È un piccolo aiuto in questo momento di grande difficoltà, quindi queste famiglie avranno a disposizione questa card da poter usufruire e sfruttare per la spesa quotidiana, quindi anche in questo momento di difficoltà pensiamo anche a queste famiglie fragili. Antonio, davvero grazie mille per tutto questo collegamento, per averci appunto dato un bellissimo quadro di quello che state facendo, sia appunto, dicevi, dal punto di vista culturale, anche per tenerci in moto in un certo senso appunto, e tenerci vicini nonostante la distanza, e anche per appunto quest'ultimo intervento, che so che è uno dei tanti interventi che state facendo sul territorio per chi è un po' più sfortunato e per chi ha bisogno soprattutto in questo momento. Complimenti quindi e buon lavoro ancora, Antonio. Grazie Fabio e un saluto a tutti gli amici di Milano News, grazie per l'invito. Grazie mille davvero, salutaci tutto il resto della giunta, salutaci anche il Presidente Bestetti, noi siamo sempre qua per cercare di dare spazio ai municipi, sapete che per noi è importante dare voce ai territori, e i municipi sono fondamentali per raccontare la storia di Milano. Grazie mille davvero ad Antonio Salinari, assessore al Municipio 7. Ciao, grazie. Io ringrazio anche tutti voi che ci avete seguito, siamo in chiusura, ci rivediamo comunque sempre qui in diretta con voi venerdì per una puntata di Good Morning Milano. Scriveteci, fateci sapere cosa ne pensate, diteci anche se c'è qualcuno che vorreste sentire e lo chiameremo qui a Milano All News, qui a Good Morning Milano, per raccontarci e per rispondere anche alle vostre domande. Grazie mille davvero per essere sempre in tanti a seguirci, noi cerchiamo sempre di fare il meglio per raccontarvi la nostra città. Oggi ripartono anche le votazioni per i Milano Storytelling Awards, ricordatelo, www.milanoallnews.it per votare i finalisti d'edizione 2020, quarta edizione dei Milano Storytelling Awards. Grazie mille a tutti, arrivederci e a presto.